Dal Vangelo secondo Marco. In quel tempo, gli apostoli si riunirono attorno a Gesù e gli riferirono tutto quello che avevano fatto e quello che avevano insegnato. Ed egli disse loro: venite in disparte, voi soli, in un luogo deserto, e riposatevi un po'. Erano infatti molti quelli che andavano e venivano e non avevano neanche il tempo di mangiare. Allora andarono con la barca verso un luogo deserto, in disparte. Molti però li videro partire e capirono, e da tutte le città accorsero là a piedi e li precedettero. Sceso dalla barca, egli vide una grande folla, ebbe compassione di loro, perché erano come pecore che non hanno pastore, e si mise a insegnare loro molte cose. Parola della nostra liberazione. Oggi lo Spirito del Signore mi pare che ti inviti a guardare il suo popolo, il popolo di Dio, l'umanità, e a guardarla con i suoi occhi. E da questo sguardo nasce una profonda tristezza. Il popolo è disperso come pecore senza pastore. E direi che non si potrebbe dare una definizione più esatta del nostro tempo, della società nella quale viviamo, di queste poche parole così drammatiche: popolo disperso come pecore senza pastore. E questo è il frutto, il risultato di individualismi, di egoismi, vorrei dire di un atteggiamento dell'uomo verso l'altro uomo e dell'atteggiamento dell'uomo verso i beni della terra, tipicamente egoistico, vorrei dire tipicamente tagliato fuori dalla responsabilità degli altri. E non possiamo dire, per essere sinceri, e dobbiamo in questo momento particolarmente essere sinceri, non dobbiamo dire che la religione come l'abbiamo vissuta, il nostro cristianesimo, abbia rappresentato una contraddizione chiara a questa forma di vivere che è la forma generale, una forma tipicamente egoistica, tipicamente edonistica, che solamente è intenta al proprio lucro, al proprio piacere, disinteressandosi totalmente, completamente di quello che succede nel mondo. Le guerre, il sangue, le violenze, la disoccupazione, la fame del mondo non vengono da Dio, non vengono da Dio. Vengono da noi, sono il frutto del nostro agire, il frutto del nostro atteggiamento. Non poteva risultare un mondo diverso, una società diversa, da uomini che si sono chiusi in se stessi e che hanno pensato unicamente al proprio interesse immediato. Da questa visione non deve nascere però unicamente una conclusione pessimista o realista, cioè non dobbiamo andar via disperati sapendo che questo mondo è veramente un mondo che va verso una catastrofe, verso una rovina, e non dobbiamo pensare pessimisticamente che questa esasperazione, vorrei dire, di una società economista, di un capitalismo selvaggio, continuerà a dominare il mondo, perché proprio questa sua esasperazione che oggi pesa gravemente sull'umanità e pesa come guerra, pesa come fame, pesa come disoccupazione, pesa come mancanza di ideali. Non dobbiamo pensare che sia questo definitivo, anzi,
Vorrei dire che questa sua esasperazione sta marcando la fine di un tempo e l'aurora di un tempo nuovo. E io spero che voi che avete passato una settimana ai piedi di Gesù andiate via riforniti di questo entusiasmo e di questa speranza. Non negando la realtà del tempo che viviamo, ma unicamente sapendo che proprio dalla morte nasce la vita. Ed è questa la nostra speranza. E quindi quanto più ci avviciniamo alla morte, parlerebbe un assunto, ma per un cristiano è questo, tanto più dobbiamo sperare nella vita. Io penso che voi che tornerete alle vostre case avete cambiato totalmente una certa forma di vivere e di pensare proprio la vostra fede, che probabilmente è stata manifestata attraverso modelli di spiritualismo, salva la tua anima, pensa al tuo cielo, pensa ad essere una buona persona e disinteressati del mondo. Io penso che voi avete rovesciato, perché se non aveste rovesciato significa che la vostra settimana è passata in vano, avete rovesciato completamente questa visione di fede. E avrete compreso che seguire Gesù vuol dire farsi responsabili e solidali dei nostri fratelli. Vuol dire camminare con loro, assumendo con loro le loro fatiche, i loro disagi, le loro sofferenze, le loro carenze. Essere cristiani vuol dire, come Cristo, caricare il peso degli altri e trovare, anche se sembra assurdo, trovare proprio in questo carico vuol dire la pienezza del nostro amore, che in fondo è gioia, perché l'uomo è felice quando ama ed è infelice quando non può amare. E quindi avrete trovato veramente il senso dell'amore e quindi avrete trovato il senso della felicità. Non sgomentatevi davanti a questo mondo che apparentemente pare così forte, così invincibile. Mettete dentro delle dinamiche di amore, mettete in questa società delle contraddizioni che la facciano esplodere al più presto, mettete delle contraddizioni, perché un cristiano che non è segno di contraddizione non è cristiano, non è uomo. Dovete credere fortemente nella pace. La pace come supremo bene dell'uomo. Dovete credere nel diritto che hanno tutti gli uomini, tutte le creature, tutte, di partecipare ai beni della terra, che è il diritto alla vita. Tutti hanno questo diritto, tutti. Dovete credere che davanti a Dio non esiste né il nero, né il bianco, né il giallo, nel povero, nel ricco, che tutti siamo fratelli, e che il ricco deve trovare in questa fraternità, in questo appello, l'urgenza, l'invito, l'obbligo di compartire i beni con gli altri. Perché non è giusto che in un mondo ricco, efficace, poderoso, capace di superare tutte le difficoltà e tutti gli ostacoli, non è giusto che esistano milioni di uomini che hanno fame. Non è giusto. E dovete vivere la sofferenza di questa ingiustizia e proclamarla dove potete proclamarla, e proclamarla contro tutti i sofismi, perché gli economisti vi diranno che non si può fare diversamente, i politici vi diranno che il mondo deve andare in questo senso, siate segno di contraddizione. Gridate no, non è possibile, come Cristo a costo della croce, che non è possibile che questo mondo continui ad andare per questo cammino, che continui vivendo sotto questa legge che non è legge, che è anarchia, che è disordine, che è confusione, che è antiamore. Siate segno di contraddizione. E quando vi sentite un po' disperati,
quando vi sentite di non aver forza, che siamo noi, che siamo noi un pugnato di uomini, un pugnato di giovani, che siamo noi davanti a questa società così poderosa, così forte, così armata, così organizzata, che siamo noi. Pensate, pensate a quello che avete letto oggi, a quello che abbiamo sentito oggi. Sappiamo che questo Dio non sta in alto nelle nubi, non sta pacificamente seduto sul trono. Il nostro Dio non è il Dio aristotelico impassibile che guarda senza muovere ciglio le nostre sofferenze, le nostre sconfitte, i nostri dolori e le ingiustizie, le infamie di quelli che sono ingiusti, di quelli che accumulano il denaro affamando i loro fratelli. Dio non è indifferente, non è impassibile davanti alle sofferenze dei poveri e davanti a questa vergognosa ingiustizia dei ricchi e dei governanti. Dio non è impassibile. Se l'ha detto oggi il profeta, guai a voi pastori, che invece di pascere il gregge, invece di farvi responsabili del gregge, pensate unicamente a voi stessi, ad arricchirvi, a star bene, a accumulare del denaro, a vivere più gioiosamente e più felicemente possibile, dimenticando gli altri. Vedete, solo fatto di soffrire, che ci siano dei fratelli nostri che hanno fame e che non possono partecipare ai beni della terra, è già mettere dentro la storia la dinamica di amore. Non è sterile questa sofferenza, non è sterile, è questa che ci umanizza. Ed è, vorrei dire, la somma di queste sofferenze e la somma di queste preoccupazioni che a un certo punto ci farà scoprire per quale cammino arriveremo verso la libertà e la liberazione da questo momento storico così particolarmente duro e così particolarmente pesante. Vorrei dire che pensate che non siete voi i primi che vi accorgete di queste ingiustizie, non siete voi i primi che vedete che questo mondo è intollerabilmente scandaloso. È già arrivato Dio prima di noi, è già arrivato Dio prima di noi, è Lui che è già pieno di sdegno e pieno di amore, pieno di sdegno contro quelli che calpestano, come dice il profeta, che calpestano i loro fratelli anche con una apparenza elegante e, vorrei dire, colta, si è accorto di loro e si è accorto di quelli che sono calpestati, di quelli che sono le vittime. Ci sono tanti segni nel mondo che Dio si è accorto di questo. Evidentemente Dio non può cancellare immediatamente la storia e fare una storia nuova, ma Dio ci chiama urgentemente. Vuole che andiamo in suo aiuto, vuole che ci facciamo i protagonisti, gli esecutori di quello che è questo suo disegno di pace e di vita. Quindi non possiamo scoraggiarci, non abbiamo diritto di scoraggiarci, non abbiamo diritto di concludere che non si può far nulla perché questo mondo è troppo organizzato e troppo potente. Non abbiamo diritto perché sappiamo che Dio già sta guardando questo mondo, il suo occhio amoroso, il suo sguardo amoroso e giusto è già posato su questa umanità. Quindi possiamo contare sul suo aiuto e sulla sua forza. E non c'è nulla che possa contrastare la forza di Dio, la forza del suo amore. Come bello e gioioso stare insieme. Stare insieme come fratelli.